Adua del Vesco si confessa a Verissimo. Anche oggi pomeriggio, subito dopo Amici di Maria De Filippi, andrà in onda un nuovo appuntamento di Verissimo. Nel salotto di Silvia Tofanina, tra i vari ospiti ci sarà anche Adua del Vesco. L'ex fidanzata di Gabriel Garco ha parlato per la prima volta in televisione il terribile momento trascorso qualche tempo fa. Adua del Vesco parla dell'anoressia. Sono arrivata a pesare 32-34 kg. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all'altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento, ha raccontato la giovane attrice siciliana. Quest'ultima, inoltre, ha rivelato che trascorreva le sue giornate a letto a guardare il soffitto, e non riusciva a fare nulla. In pratica provava la sensazione di morire da un momento all'altro. Parole abbastanza forti, che hanno sconvolto Silvia Tofanina. Ma il suo racconto non è finito qui. L'artista messinese ha detto anche che è caduta in una profonda depressione, che l'ha portata ad isolarsi da tutti. Per fortuna sono stati i suoi genitori a farle capire che stava molto male, ma lei negava tutto. Quando l'ho fatto, ho chiesto aiuto e ho trovato una struttura in Sicilia, ha detto l'ex di Garco, che ha rivelato anche di avere un nuovo fidanzato. A Verissimo l'ex di Gabriel Garco fa delle confessioni scioccanti. Cercavo una perfezione estetica che non esiste e che mi stava portando alla morte. Poi, ero molto insicura e volevo assomigliare a molte ragazze che si vedono sui social, che sono tremendamente magre, ma non sono sane. Ha dichiarato Adua del Vesco a Verissimo. L'attrice siciliana, inoltre, ha affermato che questo tipo di malattia cambia molto la persona e fa diventare una persona che non sei. La ragazza era priva di sentimenti, ovvero se vedeva sua madre piangere non provava nulla, quindi era diventata egoista e le interessava solo di me stessa. Però questa esperienza mi ha reso una donna più forte e immatura, ha concluso Adua dicendo di essersi lasciata con Gabriel Garco per diversi motivi, tra cui la differenza d'età,